Sì. Che coordina tutte le attività del comune che vengono poi descritte nel documento di dichiarazione ambientale. E prima di pubblicarlo, viene un esaminatore che mi fa l'esame. È impegnativo, sai? Beh, ti credo, ma la gente che ne pensa? E chi ha la garanzia su tutto? Il regolamento EMAS, numero 1221-2009, è una regola dell'Unione Europea ed è applicata in Italia dal comitato EMAS Italia. In pratica, sette rappresentanti di governo, ministro dell'ambiente, delle finanze, delle attività produttive e della sanità. E poi c'è il polo di ISPRA e di AMPA Trento, che garantiscono il rispetto della legge ambientale applicabile. Infine, il verificatore ambientale accreditato, quello dell'esame. Dunque, è un articolato sistema di controllo che lo rende affidabile e super partes. Ma allora lavori anche per gli altri bambini del paese? Già, in un certo senso. È proprio così. E ancora di più. Però io non ho capito bene. Che cos'è EMAS? EMAS è uno strumento con il quale tutti possono pianificare, gestire e controllare meglio le prestazioni di un'azienda o di un comune. Inoltre, essendo obbligatorio il perseguimento del miglioramento ambientale, è anche un incubatore di esperienze positive. Ora ti faccio vedere 10 punti importanti. Punto 1. Abbiamo dovuto mettere a posto tutte quelle situazioni che presentavano problemi con il certificato prevenzione incendio degli edifici pubblici, municipio, scuole, teatri e palazzetti dello sport. Adesso siamo più sicuri. Punto 2. Abbiamo migliorato la raccolta differenziata dei rifiuti che oggi si attesta mediamente oltre l'80%. Per esempio, nei comuni serviti dalle aziende specializzate Asia e A è di 81-82%. Dovresti vedere il mio lavoro. Modalità di raccolta ottimizzate. Tipo di cassonetti, orari, tariffe e comunicazioni. Wow! Punto 3. Abbiamo migliorato il ciclo idrico integrato, effettuando interventi di rinnovamento sia per quanto riguarda la gestione delle sorgenti e dei controlli dell'acqua potabile, sia per quanto concerne la fognatura. Punto 4. Stiamo lavorando sulla efficienza energetica, a partire dall'illuminazione delle strade, fino a migliorare progressivamente sia l'efficienza energetica degli edifici, sia il parco tecnologico degli impianti di riscaldamento e di condizionamento. Per esempio, i comuni di Zampana, Di Maro e Terlacco sono intervenuti sulla illuminazione pubblica e hanno così diminuito i consumi di 36, 88 e 49 megawatt all'anno, mentre il comune di Ara ha adeguato le caldaie diminuendo del 14% i consumi di metano nel periodo 2011-2014. È molto bella anche da visitare la struttura dell'ex centro Santel che il comune di Zampana ha costruito sulla Paganella. Punto 5. La produzione di energia da fonte rinnovabile è un punto molto importante in Trentino. I comuni di Ossana e Vermiglio sono impegnati in grandi impianti idroelettrici. La prossima volta ti consiglio di venire con me a vedere la centrale di cogenerazione a metano che il comune di Andalo ha installato per il centro sportivo, dopo averlo già dotato di un esteso impianto fotovoltaico. Punto 6. Tutti i boschi della provincia di Trento sono certificati BEFC. Questo aspetto rappresenta un grande contributo al mantenimento della biodiversità e della salute del bosco. Inoltre, alcuni comuni, come quello di Soverna, hanno ulteriormente contribuito alla gestione sostenibile del bosco, promuovendo la vendita a catasta anziché in piedi. Punto 7. Siamo intervenuti con puntualità ed efficacia in opere di manutenzione e prevenzione del dissesto idrogeologico. Le foto sui giornali e i rendiconti delle dichiarazioni EMAS ci testimoniano la criticità e l'importanza di questo aspetto. Punto 8. Per gli acquisti verdi, il comune di Villa Lamerlina ha dotato tutti gli spazi del municipio con tavoli e sedie costruite con cartone ecologico prodotto dalla locale cartiera di Villa Lamerlina, mentre Anno ha studiato i criteri da applicare all'acquisto di prodotti per il servizio di onorazione funebre, ricorrendo allo studio del ciclo di vita e dell'impronta di carbonio. Punto 9. Siamo orgogliosi e attenti nella gestione dei centri visita che valorizzano il tema della biodiversità. Punto 10. Per la mobilità sostenibile, la provincia di Trento e i comuni hanno fatto tanto e molto ancora e in fase di attivazione. Il trenino per la Val di Sole, autobus e corse efficienti, ricariche per auto elettriche in fase di costruzione. Sì, ma quanto ci costa? Possiamo permettercelo? Fate molta attenzione. Dovreste fare sempre la valutazione del ciclo di vita e del costo complessivo di un'opera o
si messa a spegnere questo, ha detto